Ringrazio il sottosegretario, ho trovato l'esposizione convincente rispetto ai programmi e agli obiettivi e credo che vada riconosciuto al sottosegretario una capacità anche di mettere a fuoco i problemi che ci sono, anche le criticità che tuttora ci sono. Io ho due domande. Io faccio parte anche della Commissione Antimafia. In questi mesi più volte ci siamo resi conto che da parte della criminalità organizzata c'è un forte tentativo di aggredire i fondi e i finanziamenti che arrivano dall'Europa. In particolare, ogni tanto assistiamo a vicende. Adesso, a proposito della Sicilia, settimana scorsa ci hanno spiegato che gran parte dei fondi di Martina, come dice lei, finiscono in mano a persone che si limitano a aprire delle cartine, segnare delle particelle, a prescindere dalla proprietà, senza che i proprietari sappiano di chi sono. Sulla base di questo vanno e chiedono i fondi e ottengono i fondi. Allora, adesso, al di là dell'assurdità di questa vicenda, è evidente che questa vicenda è possibile perché non ci sono controlli e perché mi risulta che la Regione ha delegato a delle società private il controllo dell'utilizzo di questi fondi. Credo che questo tema, proprio per diciamo rendere più efficace l'uso delle risorse e farle diventare strumento vero per evitare la desertificazione del Sud, credo che sia un tema che vada posto, che il governo debba porre. Quello dei controlli credo che sia un tema serio, o almeno è un tema che stiamo riscontrando. L'altra questione è questa, lei l'ha già accennata. Volevo capire un po' meglio che idea si ha. Abbiamo votato in questa commissione recentemente sull'agenda urbana dell'Unione Europea. Lei ha accennato alla possibilità di utilizzo dei fondi per accompagnare la costruzione delle aree metropolitane. Volevo capire un po' che cosa si pensava, perché è evidente che ci sono temi come il trasporto pubblico locale, il controllo delle emissioni, la difesa dell'ambiente, oltre che tutte le questioni innovative che riguardano le città metropolitane, oltre alle questioni che poneva prima il collega su... Lì c'è già il progetto Urban che è stato a suo tempo un esempio sulle case popolari. Volevo capire cosa si intende fare e soprattutto se c'è l'idea di costruire un coinvolgimento diretto dei comuni o delle aree metropolitane nella costruzione di questi programmi, perché questo era uno degli elementi che era emerso anche nella discussione che avevamo fatto su quello. Allora, signor Sottosegretario, per intanto la risposta a queste questioni. Sì, grazie. Allora, parliamo, cerco di dividere la questione, sono state sollevate diverse questioni, dividiamo le questioni su macro temi senza dare una risposta puntuale, ma però cerco di essere preciso. Affronto il tema del patto di stabilità. Quindi il patto di stabilità è un tema limitante, come sapete, è molto giusto quello che diceva il senatore Tarquinio, questa è una grande occasione, non possiamo avere problemi dal punto di vista della spesa col patto di stabilità, perché è evidente che se noi diciamo che acceleriamo la spesa, la vogliamo fare più... E quindi qui io sono abituato a dire la verità, qui noi stiamo... siamo in difetto in questo momento, perché per rispondere alle obiezioni ultime della Commissione abbiamo messo 500 milioni del miliardo e due che avevamo messo a disposizione sul patto degli spazi di patto, abbiamo messo 500 milioni per rispondere, però lo abbiamo fatto in una situazione di emergenza in poche ore perché c'era bisogno di reperire rapidamente queste risorse, ma l'impegno che abbiamo con il Ministro Padoan, con la Ragioneria Generale dello Stato è che
la spesa che viene certificata non deve essere limitata dal limite di patto, quindi il fondo di compensazione, cosiddetto fondo che dà gli spazi alle regioni, solo di quello c'è bisogno perché è solo la quota regionale che ha bisogno di spazi di patto, questo fondo verrà assolutamente, come impegno del governo, messo nelle condizioni di funzionare al massimo, non al minimo. Nel 2014 questo non è avvenuto, quindi questo è un nostro problema, cioè abbiamo avuto un problema perché una regione, in particolare la Puglia, ha un problema di spazi di patto, una però, le altre hanno un problema di capacità di spesa, non di spazi di patto. Quindi questo problema è vero, è serio, è reale, il governo in questo momento è in difetto, non ho difficoltà a dirlo, però è impegnato a rimediare a questa cosa in maniera molto seria. Questo è un punto, l'altro punto è che noi siamo convinti che le spese comunque che riguardano i fondi strutturali vadano escluse dal patto di stabilità anche esterno, non solo interno, cioè che vengano conteggiate alla pari dei grandi investimenti di sviluppo dell'Europa al di fuori del conteggio, come sono le emergenze così via. Siccome il piano Juncker comunque prevederà 300 miliardi, crediamo che una parte di questo successo sia dovuto anche all'impegno del governo italiano, siccome c'è necessità di un piano di sviluppo e di creazione di posti di lavoro, è abbastanza assurdo pensare che questi interventi che vengono concordati, concertati, valutati dalla Commissione non possano essere esclusi dal patto di stabilità. A me pare, io l'ho detto al Parlamento europeo in audizione, nella Commissione parlamentare del Parlamento europeo, lo ribadisco qua, l'opinione del governo italiano è che questa sia la cosa da fare. Dopodiché è chiaro che non siamo da soli in Europa, quindi può darsi che ce la facciamo, può darsi che non ce la facciamo. La nuova Commissione dirà qual è il suo orientamento, però per noi molto chiaramente questa è la cosa che va fatta. Passo al tema che è stato sollevato della povertà, del programma Città Metropolitane che avete sollevato sia il senatore Mirabelli che il senatore Guandoni. Il programma Città Metropolitane avrà come autorità di gestione le città, appunto, quindi, ed è una delle cose su cui la Commissione dice di essere attenti perché si moltiplicano le autorità di gestione, però ovviamente deve avere come autorità di gestione le aree metropolitane. La parte, il programma Città Metropolitane, così come concepito oggi, include soprattutto interventi per il miglioramento delle condizioni di vita, da un lato per una smart community, tutti gli investimenti che tendono a migliorare il trasporto pubblico, le parti infrastrutturali digitali, i servizi digitali, così via, quindi per diminuire il carico sulle amministrazioni metropolitane, dall'altro lato per affrontare il tema della povertà nelle aree metropolitane. Quindi quello che lei suggeriva è assolutamente, credo, opportuno, giusto. Peraltro l'Italia ha un grande problema di povertà, a differenza degli altri paesi europei, quindi il tema esiste, specialmente nelle aree metropolitane. Le misure per il miglioramento dell'efficientamento degli edifici pubblici ci sono previste dentro l'accordo di partenariato, unitamente alle misure che abbiamo già messo in campo, con ribadire il bonus, efficientamento energetico e così via, credo che possono dare un mix di potenziale sviluppo da questo punto di vista. C'è il tema... Com'è? C'è una quantità. Dunque, il programma nazionale vale 1 miliardo città metropolitane. Il programma nazionale sull'efficientamento energetico, l'OT4, vale 3 miliardi e qualcosa. Quindi stiamo parlando... Però non è tutto dedicato a questo. Però adesso, concentrandoci sulle città metropolitane, comunque dei soldi ci sono.